Bene ragazzi, qui Dido, incredibile. Andiamo avanti con Outing Ground e vedete questa parte l'ho fatta fuori dal video per non rompervi i coglioni. Ho rimesso il cane qui dentro e ora lo facciamo cercare. Dovrebbe prenderci con l'affarino che luccica, sperando sia una chiave o qualcosa. Vediamo cos'è. Dovrebbe averlo preso. Chiave studio, chiave dello studio. Ok, lo studio era una di quelle stanze agli inizi, mi sembra ragazzi, giusto? Agli inizi, cioè, mi sembra ci fosse uno studio, sbaglio? Era tipo la prima stanza in cui siamo entrati? Quello era lo studio, credo. Boh, vediamo. Perché comunque avevo guardato anche cosa bisognava fare una volta che si prendeva la chiave, perché comunque, cioè, mi sarei perso per sempre. E, cioè, anzi, la chiave, quell'oggetto, non avevo guardato cos'era, però. E avevo letto che si doveva andare appunto nello studio, tipo inizio gioco, una cosa del genere. Quindi andiamo. Solo che non sono per niente sicuro di ciò che sto facendo. Quindi di qua è giusto andare? Non ne ho la più pallida idea, ragazzi. Non ne ho la più pallida idea. Vedremo. Ho sentito rumore. No, Iwi, vieni qui. Non perdere tempo. Non cazzeggiare. Ah, lì c'è il cancello che abbiamo aperto. Cosa sta facendo? Cosa sta facendo Marcello? Vabbè, forse era di qua su? C'era un modo per entrare in casa? Ragazzi, ora vado un po' a caso, mi raccomando, non mi odiate. Se poi vedo che questa strada è inutile, taglierò il video. Se invece mi state vedendo ancora parlare, vuol dire che alla fine questa strada è stata utile, allora non ho dovuto tagliare. Qua, ah, siamo nel coso di musica. Di qua cosa c'era? Cos'è sto coso? E questo cos'è? Sembra che la base possa ruotare. Poi ruoti di vetro, ma viene a sinistra, la metà luce che è a sinistra. Ok. A caso? Aspetta, ha fatto clack. Ok, ha fatto clack, quindi ok. Se fa clack è una cosa buona. F1. Ora, questo cos'è? Sono qualcosa, potrei rilassarmi un po'. Non mi sembra il luogo nel mondo. Ma infatti attireresti il mondo. Aspetta, cos'è questo? Vediamo cosa c'è qua. Lavanda per diminuire tipo il panico, credo. E va. Vedete, siamo qua. Ok, giusto allora. I'm a fucking genius, motherfucker. Bitches on my fucking dick and MLG pro motherfucker. Sì, ma ora qua cosa faccio io, scusa? Questo è lo studio. Qua siamo a questa scrivania. Questo no. Qua c'è il cane a caso. Qua non vedo niente, non vedo. Ah, vedete, c'è un cassetto chiuso. Lo scrittorio è chiuso, ma noi abbiamo la chiave dello studio. Progressi. Ok, hai utilizzato Barba Gianni. Rifrattore lunare. Ovvio, perché io ora so cosa farci con un rifrattore lunare. So cosa farci io, vero? Cosa cazzo ci faccio con un rifrattore lunare? Aia! Cos'è sto rumore? Si sente un rumore in sottofondo. Qua non lo sento più adesso. Cosa ci faccio con un rifrattore? Dove devo andare? Ah, aspettate, avevo anche scoperto una cosa. Iwi. Marcello, bravo Marcello, vedete qua? Ci possiamo far saltare il cane, ho scoperto, guardate, vai! E il cane mi sa che salta, vediamo se lo fa. No, là che c'è una pietra. Forse lo fa? Cosa sta facendo? Sì, lo fa! Vedete? Medaglione album. Cosa vuol dire? Ah, vabbè, ma è un altro di quei medaglioni del cazzo inutili. Bene. Ora siamo qua, abbiamo un medaglione lunare. Dove dovremmo metterlo? Forse, sapete dove? Là? Dove c'era quella leva strana, magica, che abbiamo tirato. Là sopra, dove era crollato tutto. Sopra quel posto. Allora, intanto di qua cos'è che c'è? Di qua non c'è un cazzo, mi pare, no? Letteralmente niente. Bene, allora entriamo un attimo, facciamo il giro da qua, vediamo se riusciamo a combinare qualcosa andando di qua. Qua cos'era la stanza? Cos'è questo? Ah, ok, la stanza quella lì. Vediamo se andando di qua cade qualcosa.
C'è una sedia, c'è altre Dorothy, c'è qua una porta aperta che mi conduce qua. Ok, da qua dovremmo arrivare in quel posto di cui sto parlando. Ah, è vero, mi scordo sempre che c'è anche la scorciatoia lì. Ok, lì c'è una porta aperta, credo che si potesse andare solo di qua, c'era il terrazzo. Esatto, non è che devo usarlo, no, non credo. Bene, adesso andiamo là dalla leva. Se vedete che questa parte non l'ho tagliata, vuol dire che alla fine questo percorso è giusto, ragazzi. E alla fine di questa stanza ci dovrebbe essere il terrazzo con la leva sopra. Il terrazzo con la Madonna, quanta inquietanza. Non c'è ancora. È ancora un po' a sinistra, mi pare. Quindi andiamo di qua. Faccio F1. Ok, andiamo. Andiamo su qua. Eccolo qua il terrazzo. Sopra questo dovrebbe esserci. Ah no, quella leva aveva solo fatto girare. Vabbè, però qua comunque. Non so se ce l'avamo poi venuti qua sopra. O sì, ci eravamo venuti a girare la leva, mi sa. Mi sa a girare la leva, però io non so cosa devo fare con il rifrattore lunare. Io pensavo di usarlo su qualcosa, ma cosa c'è? Non si vede niente. Ah, aspetta, è vero, di qua c'era il ponte. Di qua c'era il ponte, credo che si potesse anche entrare. Credo che si potesse anche entrare. Qua c'era una porta che abbiamo aperto. Ah, siamo qua. Siamo qua. Ok, qua c'era quell'enigma là. Bene. Aspetta, si può spostare anche quella verde. Spostiamo quella verde e vediamo cosa accade. Sì, però non so fin dove spostarla. Credo fino là davanti al buco. Credo fino davanti al buco, ragazzi. So che sono ambiguo, ma è così. La vita è questa e bisogna spostare le cose davanti al buco. Oh, ora che l'abbiamo spostata davanti al buco, salvo F1. Ok, andiamo su. Chiaro, ragazzi, andiamo su. Andiamo dall'altra parte che credo ci sia un'altra discesa. Esatta, esatta. Ok, poi qua cosa c'è? Ah, c'è una porta che era chiusa, mi sembra. Una porta chiusa a chiave? C'è scritto con cosa si apre? È chiusa e basta. Grazie per le spiegazioni, signorina Baldracca. Adesso che siamo qua giù, dobbiamo capire come fare questo enigma F1. La parete dei gialli mi sembra piena, la parete dei rossi gliene mancano due. Qua cosa c'è? Qua ci sono gli argentei e ce n'è uno argenteo là. Ok, allora spingiamo il verde intanto, spingiamo il verde che questo è sicuramente qui e siamo tranquilli. Ok, allora F1. Adesso dobbiamo riuscire a mettere i due rossi nel loro posto e l'argenteo là. Allora, se noi spostassimo questa qua, intanto l'argenteo. Vediamo, spostiamo quella rossa intanto in qua. Vediamo a che altezza deve stare l'argenteo. Deve stare all'altezza. Ok, dov'è questa in pratica? Quindi questa bisogna spostarla, magari tipo così si può. Perfetto, perfetto. Adesso spostiamo questa qua. Questa la facciamo entrare dentro, immagino. Già dentro, così questa è già a posto, giusto? Quell'altra è già nella corsia dopo. Quindi ora andiamo a spostare quell'argentea. Andiamo a spostare quella, vabbè, io la chiamo argentea, capiamoci, quella grigia. Spostiamo quell'argentea così. È merda però. E poi io come la sposto in avanti? Ho sbagliato. Credo di aver sbagliato perché poi non la posso più spostare in avanti, giusto? Fammi un po' vedere. Sì, giusto. Quindi F3. Allora, spostiamo. Facciamo allora così, spostiamo quella rossa. Ok, questo è un enigma abbastanza simpatico. Spostiamo quella rossa qua. Dobbiamo poi spostare la. Allora facciamo così, scusa, eh. Spostiamo quella rossa qua. Non qua, non qua, non qua. Non qua, non qua, non qua, non qua, ma qua. Sì. Poi spostiamo. Qua deve. Esatto, qua c'è la corsia libera. Quindi andiamo a prendere quella. Io intanto non salvo adesso, che se ho sbagliato qualcosa mi rovino per sempre l'esistenza. Facciamo così. E spostiamo questa qua in quest'altra parte, nella prima corsia vuota dei rossi. E poi giriamo e la spingiamo.
Intanto il cane piange a caso, credo perché non possa raggiungermi, suppongo. Spero che non stia picchiando qualcuno, se no mi causa danni irreparabili. Spostiamo questo qui. Ok, e dovrebbe entrare tranquillamente nei cosi. Poi spingiamo il rosso più in qua e in là e questo qua dritto. Direi che ce l'abbiamo fatta. Direi che non fosse un enigma così impossibile. Sapendo che ci sono due scalinate. Sapendo che ci sono due scalinate, è tutto bello e facile. Olè. Ok, F1. No, anzi no, perché c'ho troppa caga. Sposto un po' questo anche. Tanto chissene. Giusto un pochetto, giusto per averlo più vicino. Basta. Ora facciamo così e spostiamo questo qua rosso qua. Voilà. 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 Voilà, ed è fatta. Direi che basta incastrarsi. Direi che ha senso. Noi abbiamo anche il pannello lì della morte incontrastata, ma non so ancora a cosa serva. Non abbiamo ancora capito a cosa serva quello, ricordiamocelo. Ecco. Volevo dirlo perché è importante. E voilà. E voilà. E voilà. E voilà. Cosa accade? Qualcosa accade? Si è bloccata lei, si guarda intorno. Ok, sì. Ok, è un drago che si mangia la coda. Un po' come la Kira che mangia le crocchette, però diverso. Quindi... adesso, questa è intanto un'altra citazione di Do 2016. Allora, ok, andiamo giù. Bene, abbiamo creato un passaggio segreto. Comunque è figa sta cosa del passaggio segreto delle pietre. E ora siamo in una zona magica. Ah, forse questi cosi sembrano quelli... aspetta, facciamo F1. Questi cosi sembrano quelli del pannello lunare magico. Perché non ci fa niente? Cos'è sto coso? Non si vede... mi chiedo cosa possa essere. Mi sembra che fino a poco fa ci fosse inserito qualcosa. Ce l'abbiamo, rifrattore, ce l'abbiamo. E abbiamo anche usato questo. Mille progressi. Mille progressi, ragazzi. Quanto sbrilluccica. Quanto riflesso. Quante texture che mancano. Ok. Sembra che la base possa ruotare. Appena fa track, direi stop. No, l'ha fatto. Ok. Questo è stato spostato, ce n'è un altro qua, ho visto. Oh là. No, la minchia, ma l'ha fatto e io lo tolgo. Ok. Allora vedete i riflessi della luna che fanno cose. Questo qua la manda sotto, immagino. Immagino. Questo arriva alla luna, questo qua la manda giù. Che arriva all'altro. Esatto, quello lì lo manda a questo e questo cosa fa? Apre la porta. Best youtuber ever. Semplicemente per aver risolto questo enigma che dà una porta che dà sull'universo. Ah no, ok, era solo polvere. Sembrava l'universo con le stelle. Sì, ma un salvataggio, cose del genere non si conoscono qua. Ma questa porta, scusa, che è qui? Povera. Ah, l'ho anche aperta. What? Che porta è? Dove sono? Ah, siamo qui! Ok, il design dei livelli, prima che mi prendiate in giro, dai, è veramente figo. Il modo in cui si riuniscono le strade, cioè, molto Dark Soulsiano. Vero, ragazzi? Quante ore di gioco siamo? 1:58, siamo a 2 ore, buono. Ok, e si va avanti nella prossima parte.